si intitola C Sharp. L'argomento è un argomento importante perché siamo partiti da una curiosità anzitutto e da una domanda: ma cosa diavolo c'entra tutto questo con la musica? Altro che se c'entra. E l'argomento di questa conversazione ci dà la possibilità di farci attraversare un territorio molto molto vasto per parlare di fronte a un pubblico. Non stiamo dicendo del parlare di fronte al pubblico del Festival di Sanremo, per esempio, no? Ma anche parlare così a un pubblico molto piccolo, a una tesi di laurea, a un colloquio di lavoro e via di questo passo. Ecco, affrontare con la parola, con i gesti, gli altri. E la musica che cosa c'entra? Lo chiediamo alla nostra ospite. Gloria Campaner, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E benvenuta, benvenuta. Grazie. Davvero qui nel posto delle parole, per parlare di musica. Grazie. Qui nel posto delle parole, quindi lei con le sue parole ci farà vedere, ci farà ascoltare la musica del suo argomento, la gioia dell'arte, esprimere la creatività, vincere le paure, mettere a fuoco le emozioni. Questo in collaborazione con la Scuola Holden di Torino, dove lei propone degli incontri molto particolari dedicati proprio a questa scoperta dell'arte, alla scoperta della gioia, che vanno a braccetto l'arte e la gioia, vero, in sostanza? Gloria Campaner. Sì, assolutamente vanno a braccetto, anzi racconto una piccola, per chi non lo sapesse, che è stata una scoperta anche per me e così mi ha aiutato anche a trovare questo titolo e a sentirmici proprio dentro. Si parte proprio da un segno, da un tratto, da un ideogramma cinese che è una tipologia di ideogramma che disegna e che parla di gioia. Quello che contiene il significato di gioia è anche lo stesso che significa musica, e questa è stata una grossa scoperta per me. Io non è che studio cinese, ma mi è capitato di scoprire questa coincidenza, e da lì ho capito che la gioia nella musica e nell'arte è qualcosa che veramente dobbiamo sforzarci di ricordare, scoprire e sempre riscoprire. E nel mio percorso, ovviamente, da artista, da concertista, da musicista, mi sono sempre accorta quanto questo sia talvolta difficile da far tornare in superficie. Sovente ci si dimentica di questa certezza, insomma, di questa possibilità di fruire gioia, amore e luce attraverso la vibrazione musicale, ma questo è perché si è molto spesso succubi e molto spesso si è appunto si subisce una forza negativa, che è quella di tutto un uragano di emozioni e di universo emotivo che che sovrasta e che si scaglia contro il performer, che è da solo su un palco e deve sostenere uno sforzo psicofisico molto intenso, molto difficile e molto importante. Spesso si confonde, no, l'intensità emotiva con la tensione fisica, con lo sforzo. Invece si potrebbe fare un focus, ricordarsi che molto spesso si può avere un contenuto, parlare di qualcosa di molto forte, di molto coinvolgente, ma si può anche avere un atteggiamento rilassato, fluido e disponibile. Però questo è un esercizio che richiede del lavoro, della disciplina, richiede una certa costanza. E quindi io piano piano negli anni mi sono concentrata a capire quanto la cura dell'emotività e delle emozioni vada veramente di pari passo con la cura del fare, del sentire e dell'esercitarsi, diciamo, e quindi di sviluppare una certa tecnica, una certa skill a seconda del nostro talento. Queste parole che lei ci sta dicendo, Gloria Campaner, lei l'ha già accennato, arrivano da qualcuno che deve affrontarle queste cose. Lei è una pianista, concertista, si esibisce in tutto il mondo e ogni volta la platea è diversa, quindi ogni volta è come se fosse la prima volta, e certo, noi seduti tra il pubblico ascoltiamo un concerto, ascoltiamo gli strumentisti che fanno egregiamente tutto quello che devono fare, ma mettersi al posto loro, ogni tanto pensare: ma perché arrivare fino lì e essere così coi nervi saldi? Dunque qualche cosa deve essere successo. Certo, lei diceva la disciplina, l'attenzione, la cura, lo studio, perché ci vuole studio e fatica, ma in ogni modo è ogni volta una prima volta, Gloria Campaner.
Sì, esatto. Ogni volta è una prima volta, anche perché bisogna riuscire sempre a tenere le antenne e, come dire, il cuore anche sempre aperto, quindi essere presenti nel momento e anche nell'ambiente. Quindi ogni volta che ci si esibisce, ogni volta che si crea questo, questo contatto, questo ponte con chi ci ascolta, con chi è lì con noi, e allo stesso momento si sposta dell'intensità, si fa fluire dell'energia, ma ovviamente si riceve anche una vibrazione. Quindi ogni volta è diverso, e per questo che il training, secondo me, deve essere molto attento, veloce, vivido e molto vigile. Lei... proprio per far sì che questo fluire di energia sia benefico per tutti, e soprattutto che la distanza che si vuole accorciare, per esempio tra il compositore e l'ascoltatore, o tra il prima e il dopo, sia una distanza buona, utile, ricca, nutriente. Insomma, ci vuole un po' di lavoro, secondo me. Ci vuole molto lavoro, tant'è vero che lei questo laboratorio lo sta portando con successo da più di 2 anni, quindi è approdato anche la Scuola Holden di Torino. 2 sono gli appuntamenti, di cui 1 già tutto quanto esaurito, mentre quello del 18 dicembre dalle 18 alle 21 ha ancora possibilità di avere persone. Ecco, è un viaggio attraverso un impegno sicuramente, ma attraverso anche la respirazione, non solo, e tutte le cose che lei racconterà al suo pubblico. Ecco, in che modo lei si apre al pubblico? Con che cosa comincia? Sono molto curioso di questa Gloria Campanera. Ma comincio sempre in maniera diversa, quindi spesso comincio da qualcosa che è successo a me, comincio da una mia esperienza emotiva o dalla mia esperienza, diciamo, psicofisica, di qualcosa che io ho vissuto in prima persona, perché mi sembra molto utile parlare di questo essendo in mezzo agli altri, cioè facendo proprio parte di una comunità che può condividere gli stessi problemi, gli stessi, chiamiamoli, sintomi o stesse diciamo patologie fisiologiche, no? Perché l'emozione è qualcosa di veramente istintivo, è primordiale, viene spesso per una difesa da una paura o da un istinto di protezione, ma poi si può trasformare in qualcosa effettivamente di fisiologico che tutti possiamo provare. La cosa bella è rendersi conto che a volte proviamo gli stessi sintomi legati ad emozioni diverse. Per esempio, possiamo aumentare il battito cardiaco o palpitare, avere delle sudorazioni sia di fronte alla paura che di fronte a una grande gioia, magari nell'attesa di una persona cara o di una sorpresa. Ecco, è veramente importante avere consapevolezza di queste differenze e vivere nel momento presente. Una di queste modalità che ci tiene ancorato non al prima, non al dopo, non a ieri, non a domani, è proprio il respiro, no? Che è il nostro maestro ed è la funzione che possiamo in qualche modo governare, e anche ed è la prima che si altera in queste situazioni, quindi che possiamo assolutamente vedere e possiamo osservare nella sua alterazione, e in qualche modo possiamo anche cercare di regolare e di portare di nuovo uno stato di calma. A sua volta questa funzione può regolare tutta una serie di altri sistemi e organismi, tutta un'altra parte di sistema involontario a cui di solito non abbiamo accesso. Quindi questa è una delle pratiche che faremo, ma insomma ce ne sono tante altre. E la parola respiro è una parola importante, soprattutto in questo tempo pandemico. Esatto. La parola respiro, tra l'altro, è stato il tema di Torino Spiritualità, il respiro. Le pongo una domanda, perché alla parola respiro mi è venuto in mente, quando io ho avuto curiosamente la possibilità di fare una visita da un foniatra molto famoso, era a Torino, e lui mi disse, testuali parole, lei, avevo 18 anni, lei a 18 anni respira come un bambino di 4. E mi spiegò questa cosa e mi disse, certo, a scuola insegnano, con fare anche molto burbero, insegnano tutto quello che devono insegnare, la ginnastica e così via, ma non insegnano a respirare, perché tutti pensano che il respiro sia una cosa normale e naturale, ed è vero, ma anche il respiro deve essere allenato, altrimenti la vita non è corretta. Esattamente, esattamente, è il collegamento
a tutto il nostro corpo, a tutti gli organi interni e anche a tutte le nostre le funzioni cognitive e non solo. Quindi è veramente qualcosa di importantissimo che dobbiamo intanto rendere grazie, essere grati di poter avere, perché vuol dire che siamo in vita, e quindi quello che ci rende vivi è il nostro soffio vitale. È un contatto importantissimo con la terra, con la natura e col fatto proprio della vita. E saperne rendere così, essere in grado un pochino di governarlo, avere almeno una consapevolezza di quello che andiamo a fare con il respiro, è incredibile veramente quello che si può ottenere. Ma questo ce lo insegnano anche gli sportivi, anche i coach appunto degli atleti, piuttosto che insomma qualunque medico, e anche non solo nel campo della musica ma nel campo di molte arti e anche di tantissimi sport, è qualcosa di davvero fondamentale. Quindi, come fare Gloria Campanera, a partecipare a questo corso il 18 di dicembre? La lezione, ricordo, sarà in streaming, quindi anche una cosa molto curiosa, fare questo corso in streaming, in modo da creare una classe virtuale, no? E quindi sì, è una classe cosa virtuale. Posso fare io per partecipare? Ce lo racconti? Ma semplicemente grazie alla collaborazione della Scuola Holden, quindi attraverso le loro piattaforme, quindi è molto semplice, si digita, proprio ci si connette al sito della scuola, ma anche semplicemente mettendo il mio nome e il nome di questa palestra, l'abbiamo chiamata proprio palestra delle emozioni, quindi gioia dell'arte, e ci sono ancora dei posti, quindi io vi aspetto. È curioso rendere online qualcosa che è veramente fatto per il corpo, per la vicinanza, per dove si parla di abbattere le distanze, però è una palestra. Giuro che non ci, sì, è una palestra, non ci credevo tanto, poi la pandemia ci ha costretti a questi rimedi, ma devo dire che siccome questo corso è anche molto dedicato a trovare uno spazio interiore, un momento di calma, uscire anche e soprattutto avere il coraggio di uscire da una certa comfort zone. Molto spesso magari questa situazione può renderci un po' timidi o può anche può essere un pochino scomoda, quindi in effetti ho trovato che ognuno poi nella sua stanza, che è la sua stanza virtuale ma è anche la vera stanza in cui si trova, di fatto non è veramente con gli altri, cioè può scegliere di esserlo o meno. E questo dà una possibilità in più di aprirsi, di rilassarsi, di comprendere veramente da dentro di quello di cui stiamo parlando. Quindi da un lato ci sono anche degli aspetti positivi, ecco. E per chi è questo corso? È dedicato a chi specificatamente? È dedicato veramente a tutti. Io ho cominciato a dedicarlo ai musicisti e a chi appunto dedica la sua vita alle arti performative, perché è quello che ho fatto per tutta la vita ed è quello che, su cui mi sento un po' più ovviamente legata, ma anche che ho un'esperienza diretta. Poi ho capito che in realtà una performance è tutto, cioè le performance sono nella vita. Dal discutere una tesi di laurea, un importante colloquio di lavoro, uno speech in pubblico, a sostenere una lezione, insomma sono molte le occasioni in cui la vita ci porta davanti a uno stress psicofisico importante. Quindi ho capito che la cura delle emozioni riguarda molte più persone di quelle che pensavo, e quindi niente, ci troviamo a una tavola, grande tavola rotonda comune, a condividere, perché anche condividere è una cura, credo. Altro che se condividere è una cura, in questo tempo soprattutto la condivisione è tutto. scuolaholden.it, e poi da lì sarete indirizzati per l'iscrizione a queste 3 ore sicuramente molto particolari, C Sharp insieme con Gloria Campanera, pianista. Oggi che cosa ha suonato, Gloria? Oggi Beethoven, oggi è il suo compleanno, quindi... Oggi è il compleanno di Beethoven. Sì, oggi è il compleanno di Beethoven. In realtà è in questi giorni, perché rimane sempre un po' dubbia il suo vero giorno di nascita, ma alla fine il 16 dicembre è quello che è stato, che tutti, su cui tutti concordiamo, quindi questo è proprio il suo compleanno. Ma quindi sono 250 anni? Sono 250 anni esatti proprio oggi. Posso fare una domanda? Della forza e la gioia della sua musica. Posso fare una domanda, Gloria Campanera?
Ma l'abbiamo sottolineato questo anniversario rotondo, 250 anni quest'anno per Beethoven? L'abbiamo rispettato abbastanza questo anniversario, secondo lei? Ma l'abbiamo rispettato veramente quanto possibile. Ovviamente è stato molto penalizzato, tenendo conto che la sua più grande e importante produzione è sinfonica, quindi purtroppo c'è stato fin troppo silenzio rispetto a quello che si sarebbe meritato. Però questa è una settimana importante. Oggi stesso è andata in onda in un link in streaming per tutte le scuole d'Italia, un importante progetto che ho fatto dedicato a Beethoven. Fra due giorni su Rai 5 si vedrà l'integrale del concerto numero 5 che ho eseguito con l'orchestra di Padova del Veneto, e quindi insomma in qualche modo mi sento che comunque sono grata alle opportunità che ho avuto e quello che possiamo aver fatto per festeggiarlo. Qual è la musica più bella che ha scritto Beethoven per lei, Gloria? La musica più bella che ha scritto, ma secondo me veramente dall'opera 1 fino alle ultime sue opere, in cui non si riconosceva più e in cui lui stesso non poteva più sentire, e lo stesso ci ha regalato qualcosa di indimenticabile. Io davvero non saprei cosa scegliere, anche perché è tutto così diverso, è un'evoluzione vera quella della sua produzione, che questo ha segnato anche una grossa differenza tra i suoi predecessori, nel senso che se pensiamo a Vivaldi o Bach, hanno una produzione immensa, però non è così facile sentire un'opera giovanile da quella della maturità. Ovviamente un po' sì, però nel suo caso ci si sposta veramente fino a quasi qualcosa di ultramoderno, qualcosa che ai suoi contemporanei risultava difficile. Noi pensiamo agli ultimi quartetti o all'ultimissima sonata per pianoforte, che è quasi ineseguibile, però veramente un contatto con qualcosa che va in alto, che va in basso, che va in una direzione trasversale. Non so cosa dire, ma veramente ci tiene sempre vivi e sempre in movimento. Una delle cose di Beethoven che mi ha sempre affascinato, oltre alla sua musica, ma sono semplicemente curioso, non capisco nulla di musica, no? È quanto noi poco conosciamo di Beethoven oltre la musica, perché il suo pensiero filosofico è stato straordinario. Sì, assolutamente. Poco conosciamo, ma ci sono tante cose di cui non dobbiamo dimenticarci. Per esempio, che lo pensiamo una persona molto dura, ribelle e anche così burbera, invece era dotato di grande ironia, anche di grandissima autoironia. È vissuto in un momento di grandissimi cambiamenti, lui stesso ne ha segnati enormi nella storia della musica. E ha veramente messo l'uomo al centro, è proprio una musica di umanità in cui l'uomo si sente la forza dell'uomo sul mondo, e allo stesso tempo lui stesso ha detto che la musica è il nostro mediatore tra la vita spirituale e la vita sensoriale, quindi è quello che proprio ci collega. Questa è una sua massima importante. E direi che tutto questo fa veramente pensare a un grande genio e a una produzione incredibile. È una musica che dà un'esperienza, che fa vivere proprio un'esperienza sensoriale. Gloria Campanelli, prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Il libro sto rileggendo Dracula. Ce l'ho infatti anche qui, così lo confesso. Ma davvero ce l'ha a portata di mano? Allora non può che leggerci l'inizio di Dracula. Apre il libro, ci legga le prime 10 righe, Gloria Campanelli. No, scusi, non ce l'ho a portata di mano, però è proprio quello che sto leggendo. Quindi vabbè, l'inizio comincia con una lettera, come tutto il libro, insomma, che è tutto epistolare. Straordinario, veramente una lettura straordinaria. Romanzo, sì. Grazie quindi, davvero, Gloria Campanelli, per il tempo che ci ha dedicato. Grazie. Buona serata. Grazie a voi, buona serata, arrivederci.